Buonasera a tutti e benvenuti al 34esimo appuntamento stagionale con Bianco Rossi. Buonasera, bentornati a tutti. Il nostro numero per mandarci i vostri sms, mi raccomando anche stasera, 340 11 80 370. La stagione ormai si è chiusa, il campionato è terminato, però qui si respira ancora aria biancorossa. Questa sarà l'ultima puntata di Biancorossi dopo le 34 giornate del campionato di seconda divisione, ultima puntata in studio perché da lunedì prossimo continueremo con una serie di puntate dedicate all'annata, cercando di rivivere insieme le rubriche più interessanti, il volo del falco, le nostre cartoline musicali, gli amarcord, insomma vi riproporremo ogni lunedì sera per le prossime settimane un po' il meglio di Biancorossi. Rossi a partire dalle 20:40, occupando anche lo spazio riservato all'altra trasmissione che è terminata quest'oggi, cioè Biancazzurri, la trasmissione dedicata al San Nicolò. Per chiudere questa serie di trasmissioni in diretta, questa sera abbiamo gli ospiti giusti per fare un bilancio proprio sull'annata del Teramo, per parlare del passato anche con delle belle immagini che rivedremo e per parlare naturalmente anche del futuro, perché è importante cominciare anche a pensare proprio a vedere come sarà la prossima annata per il Teramo, e lo faremo con i nostri ospiti a partire dal primo ospite, Bibiana, che è un presidente. Sì, a suggellare questa ultima puntata siamo onorati della presenza di una personalità di grande calibro, il sapore vero del Teramo Calcio, il presidente Luciano Campitelli. Buonasera. Buonasera presidente, lei. Benvenuto ai nostri studi. E complimenti per il successo del Teramo. Grazie. Seduto accanto a lui il secondo ospite, quello fisso, il giornalista, l'arteria della nostra trasmissione, grazie. Gustavo Bruno. Grazie e buonasera a tutti. E poi di nuovo un altro ospite, Lino Ciarrocchi, ex giocatore del Teramo Calcio e allenatore. Buonasera. 4 anni con il Teramo, tante presenze, è stato anche il capitano del Teramo Lino Ciarrocchi, attualmente allena il Pineto nel campionato di eccellenza con ottimi risultati, da anni a ridosso delle prime piazze del campionato di eccellenza. Un parterre quindi davvero qualificato questa sera, mi raccomando seguiteci in questa imperdibile ultima puntata. L'apertura come al solito è dedicata al nostro Gustavo Bruno con i suoi 3 minuti, con la sua rubrica, Bibiana. Che è sempre la solita, la cronoscalata a ruota libera. Beh, insomma è tempo di bilanci, nel senso che l'ultima puntata, quindi grazie ancora a tutti dell'ospitalità, da 6 anni continuiamo a tracciare il solco della continuità della tradizione. Sono felice che il campionato abbia avuto il suo epilogo, anche se sono ancora frastornato perché su una locandina ho visto il Teramo vince e torna primo, mi sembra che invece è finito 1-1 a Cosenza. Te la potrei anche far vedere in questo momento, vediamo se è possibile mandarla dalla regia. Io delle volte credo di essere un UFO, un po' grosso, e allora mi sono detto, ma ci ha fatto 1-1, avrebbe fatto piacere, però vabbè. Le ultime cifre sono 43 gol, 6 vittorie, 3 pareggi, mi viene da ridere, 4-4, 5-5. Eccola qui, Gustavo. Eccolo qua, a parte la carta igienica. Il Teramo vince e torna in vetta. Ecco, allora io mi sono chiesto, ma questa locandina è di sarebbe oggi? Stato contentissimo il presidente Campitelli poter vedere realmente questa situazione. Poi ti ho telefonato, visto che tu stavi giù, dice Andrea, scusa, dice, no, abbiamo fatto 1-1. Allora c'è qualcosa che non va, per carità, accade a chi lavora. E quindi è un campionato che per me era finito già a dicembre, a gennaio. Hanno voluto prolungarlo fino adesso, va bene tutto. E grosso modo le cose dette all'inizio si sono verificate. Cioè Messina, che ha vinto il campionato e che partiva fra i pronostici. Noi che ci siamo salvati o siamo stati promossi, dipende dai punti di vista, quindi abbiamo conquistato le prime posizioni, siamo stati in vetta per lunghi periodi, quindi è una stagione per certi versi esaltante e mi dispiace, me lo dico veramente col cuore in mano, del Chieti, perché io a Chieti, a parte i playoff e gli spareggi persi, ma questo è un altro discorso, abbiamo vissuto dei pomeriggi bellissimi calcisticamente parlando, con le sosta a Dragonara, con quel grandissimo amico mio che sta a Telemax, si può dire Telemax, Gian Cristoforo, col quale abbiamo diviso telecroniche e quant'altro, anzi lo saluto ricordandogli che ho perso il suo numero di telefono, quindi se mi manderà un sms lui lo risentirò volentieri.
abbiamo avuto poca fortuna a Chieti, perché un giorno uscendo fummo anche circondati, c'era Pierpaolo Marchetti e il collega Francesco, e ce la siamo visti un po' brutta, però fa parte del calcio e quindi mi manca, perché avere il Chieti l'anno prossimo con noi avrebbe rappresentato un'altra cosa diversa, ma il calcio è fatto di chi vince e da chi perde, quindi che cosa dire, che assisteremo da spettatori disinteressati a Zanese Sorrento, a Versa Tutto Cuoio, per sapere chi si salverà, per sapere come sarà fatto il girone, per sapere chi resterà e quanti invece ci lasceranno. In una stagione che non lascerà alcun rimpianto, se ne poteva benissimo fare a meno, ma bisognava rifondare, l'ho detto altre volte, quindi è giusto che si è ricominciato a capo, forse nel peggiore dei modi. Ma il calcio è questo, sabato sembrava che dovesse finire tutto, stasera c'è il trionfo da Juventus, 31, 32, 33, che non è, dica 33 come il medico. Quindi il calcio è bello perché si dimentica tutto in fretta e quindi si va avanti, perché è giusto che sia così. Ecco qui. Terminati tre minuti a disposizione del nostro Gustavo Bruno, innanzitutto un ringraziamento a Giancarlo Falcone che ci ha inviato proprio la foto della locandina di oggi presente in edicola sul Teramo che vinceva e che tornava in vetta, eccola qui prontamente inquadrata dalla regia. Mi Presidente, concedi... sarebbe stato bello insomma il realizzarsi di questa situazione. Tutti noi saremmo più felici, certo. Anche se insomma, è andata bene così, accettiamo questo verdetto. All'inizio eravamo felici anche se fossimo arrivati ottavi, quindi è stato un campionato difficile, un campionato dove c'erano piazze importantissime. Alla fine ha vinto il Messina perché è venuta fuori nella seconda parte e quindi... si caricava di partita in partita per poter arrivare ai primi posti, quindi complimenti a loro, noi siamo soddisfattissimi di quello che abbiamo fatto, bisogna riprogrammare subito per l'anno prossimo, che credo che comincerà veramente il difficile, perché puoi sbagliare molto poco, i tempi sono quelli che sono e quindi dobbiamo essere molto molto bravi a poter affrontare un campionato così importante che è la C-Unica. Un bilancio che resta altamente positivo considerando il raggiungimento del risultato, quello prefissato, cioè la partecipazione alla Lega Pro, frutto, o meglio il risultato frutto soprattutto di un girone di andata giocato alla grande. Poi il girone di ritorno, un po' forse anche la formula del campionato, è stato un po' più gestito diciamo dalla squadra. Ma credo che non solo noi, a prescindere il Messina, tutte le squadre che... sono state lì davanti un po' dall'inizio, alla fine hanno sofferto tutte, quindi vuol dire, ne parlavo ieri con il presidente del Cosenza che ecco, mi diceva che anche loro... Se è possibile dalla regia mandare una prima clip visto che siamo in argomento, prego presidente. Che anche loro hanno avuto questo calo di tensione e quindi... Eccolo qua, presidente, insieme al presidente del Cosenza Guarascio prima della partita. Sì, stiamo parlando proprio di questo. A Cosenza, a San Vito. E a dirti la verità parlavamo anche di Cappellacci, quindi... Cosa vi siete detti di Cappellacci? Ci siamo detti che Cappellacci è un gran bravo allenatore e molte volte quando con i suoi direttori sportivi non ha grosso feeling, però io gli ho detto che Cappellacci è un grande allenatore, quindi anche lui deve capire che se qualche volta per qualche cosa si lamenta dovrà essere lui in prima persona, come vuole Cappellacci, a poter... diciamo gestire la cosa. Quindi avete parlato anche un po' di mercato, credo, qualche scambio, qualche credo no, che Cappellacci non è il momento, no? Rimarrà lì e ne sono molto molto contento per Cappellacci, perché oggi con meno squadre si ha anche poche possibilità di poter trovare una squadra importante come penso che sia il Cosenza, perché il Cosenza mi diceva il presidente che ha avuto un incasso di più di 600.000 euro, quindi... Ieri però c'erano pochi spettatori, ieri sì, forse però... le tre sconfitte consecutive, però insomma... con tutto che ieri hanno fatto l'ingresso a 3 euro a Cosenza, cioè, non lo so, 3 euro al biglietto. Credo che hanno avuto, insomma, 600.000 euro sono bei soldi, ma a prescindere mi diceva che il comune di Cosenza non è molto vasto e la provincia che è molto molto vasta e
e tutti quei paesini vicini sono tutti paesini molto grandi, affezionati molto al calcio e al Cosenza. Io vorrei chiedere un giudizio sul campionato del Teramo da esterno, proprio a Lino Ciarrocchi, che sicuramente ha seguito un pochettino anche tramite mezzi di informazione un po' l'annata di questo Teramo. Sì, ho seguito anche se un po' marginalmente, però credo che, come hai detto tu, ha disputato un grande girone d'andata, se ne ritorna amministrato un po', però ha meritato ampiamente di stare sempre nelle prime posizioni. Questo è comunque frutto di una programmazione ormai di diversi anni che il presidente ha impostato e giustamente ora si trova in questo nuovo campionato, diciamo, con grande merito. A noi in questa trasmissione è sempre piaciuto passare dal presente al passato al futuro, toccare un po' tutti i periodi della storia del Teramo, considerando che tra l'altro proprio nell'anno appena trascorso, il 2013, è stato il centenario del Teramo, quindi ci piace rivivere anche le vecchie emozioni, le vecchie immagini. Non a caso questa trasmissione si chiama Biancorossi, dedicata a tutti i biancorossi, quelli del passato e del presente, e io direi proprio di andare a vedere insieme questa prima clip che dovrebbe ricordare qualcosa a Lino Ciarrocchi. Tra qualche secondo potremo andare a vedere queste immagini. Ti ricordi che partita è da questo ingresso in campo? Poi piano piano comincia a vedere il pubblico, già comincia a essere un po' più facile ricordare la partita. Guarda quanta gente c'era, piano piano, la curva. Ti ricordi che partita era? Dovrebbe essere un derby, ma non... No, non è un derby, c'è la C indicata in tutta la curva. Ecco l'indizio. Ah, okay. Sarebbe una delle ultime gare. Questa è la partita con l'Ostia Mare, il 17 aprile del 1994, la vittoria del campionato di Serie D. A Mazzalorsa allenatore, giocavi insieme a Marcello Di Giuseppe, l'attuale direttore sportivo del Teramo, insieme a Massimo D'Aprile, che è stato direttore generale del Teramo Calcio. Insomma, tanti ricordi. Ti ricordi questa giornata? Sì, questa era la trentunesima di ritorno, praticamente non avevamo mai perso in quel campionato, erano sì. Imbattuti. Poi perdeste le ultime due a cose già fatte, mi sembra Fiumicino, Ciampino, qualcosa a che fare con gli aeroporti, mi sembra, le ultime trasferte. Quindi mi sembra si usa a perdere quando già è così di risultato. Erano le ultime due di campionato, sì, matematica già la promozione, è vero. Sì, sì, comunque fu... Queste sono immagini proprio della loro trasmissione proposta da Teleponte post gara della domenica sera, proprio con le immagini. Eccola qui la formazione: Tortora, Ciarrocchi, D'Angelo, D'Aprile, Di Giuseppe, Grilli, tanti giocatori che hanno fatto la storia del Teramo. Che, insomma, sono... Il terreno era buono allora. Sì, sì. Sì, quello era il terreno del vecchio stadio comunale, ma il drenaggio è stato sempre buono. Io ricordo che anche quando è successo di tutto, tipo la partita col Napoli in Serie C1, però insomma bene o male reggeva molto bene, era molto curato, diciamo. E questa è l'invasione di campo, come si poteva fare allora? Adesso c'è un po' più difficile entrare, almeno nell'immediatezza della fine delle partite, sul rettangolo di gioco. Insomma, le immagini di festa. Lino, insomma, ti ricordi questi momenti, bei momenti? Sì, sì, sì. Un'invasione. Eh sì, c'era tanta gente, 2500 spettatori. Un campionato giocato alla grande, concluso con questa vittoria, tant'è vero che uscì il famoso libro Sotto il bandierone a realizzato, diciamo, dal collega, il nostro direttore, esatto, Roberto Almonti. Esatto, a concludere questa stagione che fu bellissima. Guarda, io ero a bordo campo a fare le interviste, esatto, già all'epoca, 20 anni fa, con qualche capello in più ho visto in quell'immagine. Squadre romane contro le quali abbiamo avuto una buona sorte. Sai, avere Lino a fianco ricorda gli anni belli, insomma, è passato un sacco di tempo, quindi fu una bellissima cavalcata. Come dimenticare i gol suoi, Tortora, D'Angelo, Di Giuseppe, cioè, e poi qualche gol lo rivedremo anche, stagione esaltante. E comunque, no? c'era la Ternana, che comunque era, sì, 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 una squadra molto forte. Comunque noi facemmo un campionato, tanta gente comunque l'abbiamo vista anche quest'anno nella vittoria contro, anzi nella sconfitta contro l'Arzanese, però è una partita che è valsa la promozione, sì, matematica nella terza serie nazionale, il ritorno nella terza serie nazionale, sì, del Teramo, sì, presidente, vero? Sì, sì, sicuramente. Forse ci sarebbe bisogno di quel tipo di pubblico un po' sempre, insomma, soprattutto l'anno prossimo, quando si cominceranno a incontrare piazze importanti. Io credo che l'anno prossimo ci sarà più pubblico, perché
Ma è Di Giuseppe? Sì, sì, eccolo lì, quello è Marcello Di Giuseppe, eccolo lì, a fine partita festeggiato dai suoi tifosi, la corsa verso gli spogliatoi con i tifosi attorno a lui, queste sono proprio le ultime immagini, eccolo qui, sì, proprio Marcello Di Giuseppe, l'attuale direttore sportivo. Dipende adesso da dove ci collocheranno, se sì, al centro o al sud. Cioè, siamo al limite, noi abbiamo seguito limite, proprio tutte le settimane, oggi, siamo al limite. E devo dire che se ci collocano al sud, da un verso ci sono tutte squadre molto importanti e ci quindi potrebbe essere incassi, ci sarà un campionato che si muovono, molto, molto più importante e credo ma anche più bello. Perché io sono più felice di andare a Cosenza che andare in Toscana, perché innanzitutto le strade su per giù, sì, ci vuole 4-5 ore lo stesso, sì, e poi l'educazione che c'è al sud, e tu lo puoi sapere perché tutte le volte che ci sei stato, tutta gente corretta, al nord, non al nord, diciamo in quella zona d'Italia sicuramente non, sono un po' più freddi, un po' più... Sì, forse caratterialmente, perché a livello di rapporti con i colleghi, è con diverso, le... sì. Posso... Io diciamo, mi sono trovato diciamo, bene quest'anno dovunque, tranne Castelrigore. Gustavo, ti ricordi dove ci hanno messo a Castelrigore? Quella è stata l'unica eccezione, per il resto siamo perché stati bene dovunque. Castelrigone, dove stiamo io? Castelrigone, caro presidente, lei stava in tribuna al coperto, sì, tranquillo, noi stavamo in quella postazioncina in prefabbricato dalla parte opposta che ballava con il vento e ci pioveva dentro, sotto l'acqua, impossibile riprendere la partita, una cosa pazzesca, questo per volere della società di casa che intendeva far riprendere la bella tribuna, tutto il bel giardino dello stadio, tutto il manterboso, e non la parte di là che invece era un po' tutto l'opposto. Purtroppo ci siamo capitati, Gustavo, non c'è più il Castelrigone, non lo incontreremo l'anno prossimo, non correremo più questo rischio. Beh, intanto, intanto scusa, è il sud che ha vinto ancora una volta, le prime otto sono tutte sudiste, quindi avevo detto all'inizio attenzione ai toscani, poi pian piano anche Castelrigone, all'inizio sembrava chissà che cosa, poi è andato scemando, tant'è vero che mi sembra che il calcio ma il presidente ha detto che lui voleva perdere, cioè che voleva riscendere in quell'intervista. Più che altro perché la struttura non era adeguata, come il numero di presenze, di spettatori, non era una realtà da poter reggere quella della terza serie nazionale. Bibiana, ora? Sì, allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi, sintonizzati sul canale 15. Eccoci nuovamente in diretta, abbiamo parlato del presente del Teramo, del passato del Teramo, vogliamo cominciare Bibiana a parlare un po' del futuro, col presidente soprattutto, perché insomma, no, allora, cominciare a vedere un po'... Sondiamo il terreno. Esatto, come sarà il Teramo dell'anno prossimo. Innanzitutto noi abbiamo predisposto una schermata per vedere la situazione attuale a livello contrattuale dei giocatori del Teramo Calcio, possiamo andare a vedere proprio questa schermata che ci avvaliamo della tecnologia anche stasera. Sì, vediamo un pochettino se è possibile ingrandire un po'. Esatto. La regia mi dicono che conferma c'è qualche problema nell'inquadratura. Va bene, intanto ne parliamo con il presidente e poi intanto c'è il nostro Francesco Graduato. Vieni Francesco, possiamo tranquillamente attivare l'iPad, c'è qualche problema proprio nella connessione, purtroppo. Ci sta prendendo la tecnologia. Noi ovviamo a tutto, andiamo con la viva voce, parliamo di tutto. Allora, presidente, dicevamo del futuro, innanzitutto dei punti fermi ci sono perché ci sono dei giocatori già contrattualizzati, ci sono delle comproprietà da vedere insomma nel mese di giugno e poi c'è anche la volontà di andare a far firmare qualche giocatore che è in scadenza di contratto. Ma sicuramente la squadra, come sempre, la dovranno fare sia l'allenatore che il direttore, perché sono loro responsabili dell'area tecnica e quindi loro stanno già lavorando, sanno dove devono intervenire e quindi credo che se Di Giuseppe e il mister hanno lavorato bene l'anno scorso, credo che anche quest'anno sapranno farsi valere.
Andiamo a vedere proprio la situazione attuale dei contratti in Casa Teramo Calcio. Sotto contratto, Presidente, lei mi smentisca se ho sbagliato in qualche dato naturalmente. Sotto contratto Giannetti, Scipioni, Speranza, Di Paolo Antonio, Fiore e Bucchi. In comproprietà Cenciarelli con la Fiorentina, Petrella con il Pescara, Sassano con il Trapani e Casolla con San Marino. Tutti gli altri sono in scadenza di contratto. Noi abbiamo creato una terza colonna nella quale inserire, secondo noi, i giocatori che potrebbero essere confermati per la prossima stagione con un rinnovo contrattuale. Abbiamo messo Narduzzo, perché più volte è stato detto anche dai vari ospiti qui in studio, insomma, che potrebbe essere uno dei portieri in rosa per la prossima stagione. Caidi, che è stato uno dei perni in difesa in questa stagione. Masullo, che ben si è comportato in fase difensiva. E Lulli a centrocampo. Ci abbiamo preso, Presidente, o... In linea di massima, sì. Rimarranno tutti sotto la sua egida? Beh, questo non lo posso dire, ma sicuramente credo tutti al 100% no. Quindi bisogna capire, vedere... Anche perché è vero capire, che ci sono dei giocatori sotto contratto, però è pur vero che non è detto che poi non vengano ceduti ad altre società, perché è vero che quei giocatori sono sotto contratto. Dobbiamo... Parliamo della prima colonna, Giannetti, sì, Scipioni, ma... Speranza, Di Paolo Antonio, Fiore e Bucchi. Insomma. In linea di massima quello che dici è vero, dobbiamo capire certe cose, poi ci possono essere arrivi e anche partenze, quindi in linea di massima è questo, è questa la base. Però sicuramente ci saranno partenze e ci saranno anche altri arrivi. Quindi. Gustavo, adesso proviamo a fare un gioco televisivo, naturalmente con il Presidente. Io farò qualche nome e vediamo se il Presidente mi dirà almeno se c'è un interessamento. Non dico insomma se è avviato una trattativa o qualcosa. Prova a fare qualche nome di qualche giocatore. Vediamo un po'. Ripa dell'Arzanese. Potrebbe interessare, no, sì no, o no? No. No. San Domenico, sempre no, dell'Arzanese. No, no. No, San Domenico no. Poi... Berardino del no. Chieti, Robertiello del Chieti, no. Gustavo, non tutti ne abbiamo preso nessuno. Poi vedremo l'anno prossimo se arriva qualcuno di questi giocatori, tutto può succedere, magari nel calcio ad oggi magari questi no. Giocatori non interessano, poi magari nel può futuro che possono... Arcidiacono del Martina. Ma sicuramente sono Curiale del Frosinone. Sono tutti giocatori che possono interessarci, però insomma. Noi faremo una squadra che è ben assortita tra tanti giovani e anche qualche persona leader che ci può essere utile nei settori importanti, certo, del campo. Gustavo, tu chi terresti di questa stagione? Abbiamo visto poco fa quella schermata con la situazione attuale a livello contrattuale. Sulla prima colonna dissi che ne avrei trattenuto 5, tu ne hai messi 6. Perché sono i sei che sono sotto contratto. Esatto, l'oggetto misterioso, purtroppo, e lo dico con grande dispiacere, è Bucchi. Io speravo che Bucchi e Dimas avrebbero potuto fare la differenza, però mi rendo conto che Bucchi è un grossissimo punto interrogativo. Per quanto io lo stimi, per quanto io straveda per lui, credo insomma che non sarà fra quelli che resterà al Teramo, pur avendo il contratto, perché credo che questo scampolo di campionato che lui ha disputato, e mi dispiace tanto, va anche detto insomma che non si è tolto l'unghia incarnita, è stato sottoposto a un delicatissimo, intervento in una struttura, mi perdoni, Bucchi, una struttura muscolare già abbastanza come dire provata da incidenti precedenti. Mi dispiace tanto perché è il segnale qual è stato, quei rigori falliti. Lì io ho capito, perché c'è una certa età e quindi anche se non l'ho vista in diretta, le partite le ho viste nelle vostre riprese, insomma le capisco al volo, credo che lì si sia giocato il futuro. Il fatto di avere il contratto... Volevo chiedere proprio alla Presidente. Credo che lasci il tempo che trova. Più che altro su Bucchi... E mi dispiace di questo. Certo. Mi dispiace quali sono gli indirizzi societari, considerando che è sotto contratto. Abbiamo visto, anche per la prossima stagione. Sotto contratto, 3 anni. Dico che Bucchi nei momenti di difficoltà, io gli ho voluto rinnovare il contratto per la stima, sì, come diceva Gustavo, perché è un ragazzo serio, è una famiglia seria, e quindi noi non è che si abbandonano le persone quando hanno un incidente, assolutamente non fa parte del nostro
stile, bensì quando c'è bisogno, bisogna che la società stia vicina al calciatore. Credo che Bucchi dovrà fare una scelta lui personale. Per noi, se lui se la sente, c'è un contratto, è rinnovato e non ci sono problemi. Se lui fisicamente dovrà, siccome è un ragazzo eccezionale, capirà o capisce o ha capito che forse può togliersi più soddisfazioni in altre categorie, queste lo deciderà lui sicuramente. Io non ho nessun problema tenerlo ancora con noi, perché è anche un punto importante all'interno dello spogliatoio, perché è il capitano della squadra, è una persona che si fa sentire all'interno dello spogliatoio, è una persona che tutti stimano, quindi questa è la verità su Bucchi. Un altro quindi... beniamino del pubblico teramano è il brasiliano Dimash, che è in scadenza di contratto. Che idea ha la società su Dimash? Penso che Dimash non verrà riconfermato. Era un po' un sentore anche del nostro Gustavo Bruno, ma non perché Dimash è stato molto bravo, ma bisogna fare delle valutazioni prettamente generali su tante cose. Non verrà riconfermato non perché, ripeto, non abbia fatto bene, ma per motivi che durante un campionato uno staff tecnico fa, cioè non lo decido io se riconfermare Tizio Caio, questo lo dovranno decidere gli addetti ai lavori, quindi credo che lui, forse perché è brasiliano, per le qualità che ha, per il carisma che ha, sicuramente avrebbe potuto fare di più nel complesso, non parliamo nel complesso. Ne ho parlato del futuro, torniamo ora al passato con Lino Ciarrocchi, andiamo a vedere un'altra clip, vediamo se ti ricordi queste immagini qui, cosa riguardano, ancora qualche secondo e poi le andremo a vedere insieme. C'è scritto, è troppo facile insomma, è troppo facile, 10 marzo 1996, ti ricordi questa partita perché segnasti il gol vincente, 1-0, vero Lino? Sì, fu una partita bellissima, giocata in un momento dove noi come squadra non eravamo posizionati molto bene in classifica, mentre invece Giulianova lottava per salire in C1. Come spesso accade nei derby, non c'è mai poi una favorita. E lì comunque facevamo una grande gara e per me soprattutto fu un grande giorno. Ecco qui la curva est nel derby contro il Giulianova, un grande pubblico, insomma il derby, Gustavo, ha sempre richiamato interesse, aveva il suo fascino. Io non dimenticherò mai, non mi ricordo in quale derby, avevo alle spalle l'attuale sindaco, che non nomino perché siamo in par condicio, che fece la telecronaca per una radio di Giulianova, quindi ricordi indelebili. Eccolo lì, Lino Ciarrocchi con la fascia da capitano. Ma soprattutto la gente, il pubblico, il grande pubblico che... Adesso però rivediamo un attimo insieme questa conclusione qui. E palla in gol. Non piangere, dai. Eccola qui. Tutte le angolazioni, all'epoca facevamo riprese anche con più telecamere, dall'alto, dal basso, eccola qui. Sì. Qui la gioia. L'entusiasmo condiviso da tifosi, Anche perché se ne parlava di un anno di questo derby, sia al Fadini che al Comunale, quindi sono incontri che questo sono questo derby fece 4.200 spettatori a Giulianova e 4.500 spettatori a Teramo. Qui siamo negli anni 90, quando ancora non c'erano tutte quelle restrizioni che poi hanno abbassato a 2.700, a 2.800 presenze allo stadio Comunale. Che io addirittura ricordo il famoso primo aprile del ti ricordi? E furono registrati quasi 6.000 spettatori, 5.937 spettatori, quello è il record di sempre al Comunale, quando era possibile far entrare gli spettatori in tutti i modi in quel derby del primo aprile. Ti ricordi che andarono al botteghino se acquistiamo i biglietti perché un dirigente di allora entrò il comandante dei carabinieri e al prossimo biglietto che staccate vi arresto perché non c'entra più nessuno, blocco tutto e finì lì. Abbiamo visto quindi delle belle immagini, vero Lino? Sì.
Di quelle annate di Teramo tu cosa ricordi? Ma guarda, sono stati anni, a mio avviso, meravigliosi. Anche se sono stati momenti difficili, però sicuramente sono stati degli anni molto molto belli che ricordo con grande ricordo, soprattutto l'affetto della gente, dei tifosi che in quegli anni hanno trascinato la squadra, ma sicuramente hanno trascinato me, che mi hanno adottato. Perché come sapete avevo un passato a Giuliano, ma quindi è stato vero, sempre sì, un po' difficile. Invece loro sono stati veramente bravi. Io spero sei di stato accolto quasi da teramano, tu che sì. Non sei, diciamo, teramano, però calcisticamente hai dimostrato di saperlo essere per quattro stagioni qui sì. A Teramo. Sì. Ricordo sempre con grande ora, con grande tristezza, perché veramente mi mancano quei momenti che sono stati veramente. Una curiosità su Campitelli e sul presidente Campitelli ce l'ho. Lei seguiva in quegli anni il Teramo, anche se non da dirigente, da sei anni il presidente del Teramo Calcio. Io però seguiva, le piaceva il calcio molto, teramano? Molto, molto, molto. Io ho seguito molto il Teramo nell'era Malavolta. Sì. Perché qui siamo all'era Cerulli, quindi sì, antecedente sì, rispetto a qui Malavolta. Qui di meno, ma nell'era Malavolta sì, ho seguito molto il Teramo, perché insomma squadre sempre importanti per i miei anni, giocatori insomma importanti, e lì giocavano anche molto bene al calcio, quindi ci venivo spesso, ma da Canzano ne venivamo in tanti, a dirti la verità, e molti andavano in curva, quindi quel periodo storico il Teramo lo seguivamo. Intanto mi hanno segnalato dalla regia che abbiamo già più di 30 sms pervenuti nella prima mezz'ora di trasmissione, quindi già vedete abbiamo già tolto il numero e quindi possiamo andare proprio alla lettura degli sms. Sì, andiamo a leggere gli sms che ci inviate da casa e per salutare la seconda divisione e quindi accogliere e far posto alla Serie C unica. Primo sms che non andranno in onda sms offensivi con riferimenti elettorali o a candidati, anche per questo motivo gli sms che sono firmati verranno mandati in onda soltanto con il nome di battesimo e non con il cognome. A questo punto quindi possiamo cominciare proprio con la lettura degli sms, Bibiana. Sì, allora vediamo cosa ci scrive il primo tifoso da casa. Ribadisco il mio pensiero, trattenere Dimash. Anche ieri è stato decisivo nel pareggio calciando una punizione sulla testa di Speranza. Non si capisce la presa di posizione della società nei confronti del brasiliano. È forse antipatico a qualcuno? E chi ti dice che coloro che eventualmente lo sostituiranno siano più bravi di lui? È tutto da dimostrare. Campitelli, da persona brava che è, rifletta bene prima di rinunciare a Dimash. Lo dice Lanfranco. Presidente, già ha risposto qualche minuto fa dicendo che non rientra nei piani, ma è un'analisi sbaglia. Generale, non certo per un fatto di simpatia o antipatia. Ma assolutamente, no? Qui si parla di un progetto e forse per le caratteristiche sue o meno, non è che quasi che si prenderà un giocatore anche meno bravo, ma che a livello di movimento e di altro possa essere, certo. Insomma. Prossimo sms. Grazie e ancora grazie a te Andrea, Gustavo e Bibiana per averci regalato piacevoli serate. Grazie a Teleponte, da sempre il numero uno dello sport di Teramo. Non diventerò mai uno yes man e se avrò bisogno di udienze andrò dal vero Papa il mercoledì. Dalla stazione di Teramo saluti da Alfredo. Credo di capire chi sia questo Alfredo. In certi casi, anche se c'è solo il nome, si capisce anche la provenienza degli sms. Grazie, lo risalutiamo. È un punto di vista, noi rispettiamo tutti i punti di vista e ringrazio naturalmente per i complimenti per la nostra trasmissione. Prossimo sms. Presidente, complimenti e una preghiera. Le maglie le vogliamo a strisce bianche e rosse o in alternativa rosse e bianche. Grazie Fabio. Presidente, siccome, torneranno le maglie a bande verticali. Siccome li voglio anch'io bianco-rosse, la prima maglia sarà
biancorossa già l'abbiamo ordinata, quindi saranno a strisce, perché credo che sia la più bella. Ma bianco e rosso, la maglia storica del Teramo. Sono attaccato a quella maglia, però oggi si usa, vedi, l'iPad, ci sono anche i discorsi di sponsor, i marketing, i marketing. L'anno scorso hanno fatto quella scelta, bella, condivisa, però quest'anno ho detto prima che si ricominciava. La prima maglia sarà bianco rossa, la seconda sarà bianca e la terza rossa. Quindi queste erano le tre maglie del Teramo. Perfetto. Voi Lino le avevate bianche e rosse, solo bianche, mi ricordo in quelle annate, sì. Questi erano i colori classici. Prossimo SMS. La regina dell'Abruzzo siamo noi, 4 promozioni in 6 anni alla faccia dei pseudogiornalisti, opinionisti e tifosi che hanno sempre criticato questa società. Ma come si fa a criticare una società vincente come la nostra? Ma i misteri della vita. Grazie Presidente, continua così, noi veri tifosi siamo tutti con te, Curva Est. Ma diciamo che molte volte si dice, è giusto che si dica, poi ognuno ha le sue opinioni e noi li dobbiamo rispettare, perché rispettiamo noi anche i nostri telespettatori mandando in onda tutti gli SMS, sia positivi che negativi nei confronti di tutti. Sia antipatico Gustavo, sempre nel rispetto. Posso essere antipatico io o altre persone, quindi questo bisogna che le persone, ognuno la pensano a loro modo, e dobbiamo rispettare tutti. Certo. E così facciamo anche qui nei nostri studi. Un bel messaggio di vita. Voglio salutarvi, carissimi, perché siete stati molto bravi e competenti nell'analizzare la stagione trionfale appena conclusasi. Lo avete fatto molto bene, sempre con passione e imparzialità. Complimenti. Grazie al telespettatore o telespettatrice, non c'è il nome di battesimo. Grazie ragazzi, certo, a vedere in Serie B il Carpi, il Latina, il Lanciano ed ora l'Entella, Chiavari, la voglia di fare qualcosa di eclatante ti viene. Ho come l'impressione che se non andiamo in B con Campitelli non ci andremo mai più. Presidente, ci andremo in Serie B? Ma questo è un ritornello che gira da mesi. Sicuramente. Un pronostico per il futuro. Allora io voglio stare con i piedi per terra, perché oggi fare e dire cose che poi diventano, che possono creare verso i tifosi delle posizioni, non lo posso dire. Io spero che già se il prossimo anno noi faremo un buon campionato e quindi inizieremo a capire qual è la situazione nella C unica, perché credo che noi dobbiamo fare delle battaglie con piazze molto più importanti della nostra. Parliamo del Messina, che ha una provincia di 550.000 persone, parliamo della Salernitana, parliamo del Cosenza, cioè noi siamo una cittadina di 60.000 abitanti, 63-64.000 abitanti, quindi se noi il prossimo anno riusciremo a saperci organizzare stando in questa categoria, anche perché il budget del prossimo anno a livello di costi generali crescono del 30%, gli introiti della Lega saranno diminuiti di un 20%, con una crisi economica a questi occhio livelli sempre al bilancio, il bilancio per noi è deleterio, quindi trovare 4-5 imprenditori qui a Teramo sarebbe la cosa più bella, perché perché ti danno una mano, ti aiutano, e con un momento così particolarmente difficile per il mondo intero, a Teramo fare una C unica credo che sia veramente un miracolo, perché è veramente difficile e ci sono sacrifici impensabili. Io lo faccio perché ho ancora tanto amore, ho ancora tanta voglia e spero che questa voglia non mi passi mai, ma dico francamente che più si va avanti, più si cresce e più diventa il difficile, perché viviamo in una cittadina piccolina con un'economia abbastanza tirata. Quindi ma giusto per testare, Presidente, il suo ottimismo, un altro anno, secondo lei, a fine campionato, il Teramo dove arriverà? Se io dico se ci salviamo, io sono molto felice. Un passetto alla volta. Prossime SMS. Giusto? Grazie Bellia, sempre Forza Teramo. Un messaggio ma simpatico, dire, che ci può stare, anche se sì, rispetto però per chi è, insomma, a me dispiace perché vivono una brutta situazione. Bellia ha speso tantissimi soldi in questi anni che è stato a Chieti, è stato un presidente quasi unico, perché lì è quasi solo, gli danno una mano qualche amico,
credo che noi dobbiamo portare rispetto a tutti coloro che poi purtroppo nel calcio è difficile, può succedere a tutti, speriamo che noi possiamo sfuggire da queste situazioni, ma bravi non ci si può fare nessuno, quindi a me dispiace tantissimo e lo dico francamente che il Chieti, siamo abruzzesi, sia andato in D, sì, perché poteva essere anche fare un derby io, in più. Io, Presidente, sarebbe... ho sempre detto che la mia prima squadra è il Teramo, anche prima della Juventus, perché io sono juventino e ieri ho festeggiato, ma però dopo aver festeggiato sicuro, per i risultati del sicuro, Teramo. Però. Dopo il Teramo vengono tutte le altre squadre della provincia, dopo le altre squadre della provincia vengono tutte le altre squadre abruzzesi, poi quando si va a giocare all'estero tutte le altre squadre italiane, perché io non sono contro le altre squadre, però la mia prima squadra è il Teramo, Presidente. È più che normale. Prossimo SMS. Eccolo qua. Grande Presidente, lei è una sicurezza per la società Teramo Calcio, anche per il futuro. Al comando, come sarà strutturato il prossimo anno il settore giovanile? Una risposta veloce, Presidente, perché giovanile, ci sono tantissime SMS, se no non riusciamo a leggere. Ancora noi tutti. Non ci riuniamo, già che avremo un nostro campo, per noi è importante, quindi l'Acquaviva sarà il campo per il settore giovanile, speriamo di poterlo utilizzare prima che si ricominciano i campionati e questo ne fa onore alla Teramo, oltre sportiva, ma alla Teramo città, perché per la prima volta avremo forse un campo a nostra disposizione. Questo per noi ci fa veramente piacere. Prossimo SMS. Presidente carissimo, vogliamo andare in Serie B. Ormai ci vanno tutti, manchiamo solo noi. Dimmi la verità, ci hai mai pensato? La verità però. Ma nella vita si pensano tante cose, ma poi realizzarle è difficile. Quando 6 anni fa io ho iniziato questa avventura e dicevo che volevo vincere, ci siamo riusciti. Oggi è più difficile di ieri, perché vincere quei campionati si faceva con più facilità, anche se vincere è sempre difficile. Mi accontenterei di un passetto però alla volta, in questo momento piano consolidare piano, la categoria, grazie, e poi vedremo cosa succederà. Sicuro. Però anche perché per esempio il Lanciano mica l'aveva programmato di andare in Serie B, quindi uno intanto consolida. Ma la c'è andato quando non l'aveva programmato, no. Però lei ha firmato tanti successi del Teramo, uno in più che le costa. Prossimo SMS, andiamo col prossimo SMS. Grande Lino, grande gol al suo Giulianova. Un saluto a tutti, grande Presidente Roberto. Grazie. Qualcuno che ti ricorda con tanto entusiasmo qui a Teramo. Prossime SMS. Salutiamo anche Roberto. Presidente, Dimash, per te come un figlio? Spero di no. Presidente, già ha espresso la sua opinione. Dimash è un ragazzo bravo, è un ragazzo come un figlio. Per me tutti i giocatori sono tutti sullo stesso livello, io sono il loro punto di riferimento, però poi ripeto, le scelte non li fa il Presidente, ma bensì chi, la parte tecnica, perché Lino credo che anche lui, molte volte gli si chiede il suo Presidente, il suo direttore sportivo, chi prendere, Tizio Caio, alla fine sceglie lui, certo, penso. È giusto così, sì. Lino, vero? Prossimo SMS. Non tifo Juve, Milan, Inter o quant'altro, io tifo Teramo, la squadra della mia città, e la domenica quando vado allo stadio dopo tanti anni ho ancora il cuore in gola e la tensione che mi assale quasi fosse un giocatore. Era così con mio padre e spero potrà esserlo con i miei figli. Io tifo Teramo e basta. Grazie Presidente, grazie Teleponte. Grazie al telespettatore che ci segue da casa. Prossimo SMS. Ciao carissima Bibiana, complimenti per la trasmissione. Ti guardo tutte le sere su Teleponte. Saluti da Peppino di Garrufo. Grazie. Un saluto a Peppino. Risalutiamolo. A me la retrocessione del Chieti non dispiace affatto, soprattutto dopo quello che è successo dopo il derby di ritorno. Piero. È vero, lo ricordiamo, però sono cose che nel calcio e soprattutto a caldo magari ci possono stare, dopo bisogna saperle gestire nel miglior modo possibile. Prossimo SMS. Ora è solo il momento di dire grazie al grande Presidente, ai tecnici, ai calciatori ed una preghiera al nostro Presidente. Cerchi di fare di tutto per agevolare i tifosi che vanno allo stadio, anche perché uno stadio con tanti tifosi l'anno prossimo sarà fondamentale. Poi farò rispondere al Presidente, però più di fare ingresso gratuito credo che non si possa fare, come è successo in ultima gara, che purtroppo è vero che pioveva, però la risposta è stata un pochettino negativa in questo senso, c'era poca gente in casa con il Messina, Presidente, vero? Sicuro. Ma credo che però più di dare l'ingresso gratuito cosa può fare un Presidente? Ma, no? Ma credo che quando si fa una cosa si fa perché lo si vuole fare. Io penso che il nostro stadio sia troppo grande per quello che oggi
una provincia, chiamiamola provincia come Teramo, se tutto dovesse andare bene, già 5.000 posti, ma in Serie B, certo, parliamo di Serie certo. B, è vero. Già è una cosa grossa, perché Lanciano penso che avrà 3.500 sì, spettatori. Non ha una media altissima. Prossimo SMS. Un pescarese trapiantato a Teramo, un immenso grazie al presidente Campitelli, che sicuramente ci fa sognare. Gustavo, fai il bravo, grande Campitelli. Dai Campite, che ne dici, un piccolo sforzo? Grassi e Arrighini, sarebbe meraviglioso se puoi. Evacuo. Canzanese, sei forte. Se puoi evacuo. Beh, devo dire poi che... evacuo, ok. Canzanese, sei felice forte. Felice evacuo. Devo dire che qualcuno di questi forse ne abbiamo parlato. Li volevo rivedere un attimino velocemente quei nomi. Evacuo è un grosso giocatore, cioè è un giocatore che fa la differenza anche in prima divisione. Non è facile. Ok, andiamo al prossimo SMS. Complimenti Teramo dal super tifoso dottor Di Corropoli. Grazie dottore. Prossimo SMS. Buonasera, grande presidente, speriamo che il prossimo anno, raggiunta la salvezza, possiamo vivere la favola dell'Entella che ha vinto 5 campionati. Se l'appetito verrà mangiando, e spero che le tifoserie siano grandiose, visto che l'osservatorio ha istituito un premio per quelle virtuose il prossimo anno. Un saluto a tutti, Antonio. È vero. Andiamo al prossimo SMS. Un saluto affettuoso al presidente, grazie per tutto quello che sta facendo, ha fatto e farà per il Teramo. Un abbraccio grandissimo a Lino per la serietà, attaccamento e correttezza dimostrate a Teramo. Ricordo ancora oggi il missile terra-aria sotto la Est ai Pescioroli, vecchio ultra 1970. L'abbiamo appena proprio rivisto. Ma Lino gli si deve dire che è una persona squisita, seria, una persona che tutte le volte che noi abbiamo avuto... ci siamo scontrati contro, c'è sempre stato grande rispetto e grande stima, è un professionista che sa fare il suo lavoro e credo che se avesse fatto l'allenatore come primo mestiere sicuramente avrebbe avuto successo come l'ha avuto da calciatore. Ha avuto i complimenti del Ma lui presidente. Lo sa, quindi ma non è... Prossimo SMS. Buonasera a tutti, Gufi, e non vorrei salutare con un forte abbraccio il grandissimo Lino. Grandissimo sia come giocatore che come uomo, un simbolo che rimarrà sempre nei nostri cuori biancorossi. Andiamo al prossimo SMS. Complimenti a Campitelli per il Teramo che torna dove gli compete. Il San Nicolò in quarta serie è la grande novità, della quale si parla invece poco. La città di Teramo esprime realtà nel suo complesso ai livelli di Pescara e Lanciano. È vero, abbiamo detto più volte che la città di Teramo ha raggiunto il suo massimo storico. Per la prossima stagione avrà una società nella terza serie nazionale e una società nella quarta serie nazionale. È il record per Teramo città, inteso come comune capoluogo. Prossimo SMS. Siamo all'apoteosi. Grandissimo preside, portaci in B, un sogno che piano piano... Torna sempre questo SMS, cioè, oggi ne sono arrivati 5-6 di questa serie. E poi il presidente B. è sempre il protagonista indiscusso degli SMS. Sempre un passo alla volta. Portaci in B, un sogno che piano piano culleremo intanto, intanto pensiamo a fare bene nella C unica, poi i risultati piano piano arriveranno e anche la B. Prossimo SMS. Una domanda al presidente, puoi fare qualcosa per non capitare al sud? Anche se ho capito che ci vorresti andare. Guarda presidente, che giù è tosta veramente. Al centro, secondo me, potremmo anche cullare qualche sogno. Lascialo perdere il sud. Persone educate, dici? Sì, dopo che ti hanno intimidito o menato, sono educatissimi. In passato ci siamo stati nel profondo sud e ancora si raccontano episodi che fanno venire i brividi. Posso chiedere a Lino Cianrocchi se c'era quell'anno che giocammo a Casal di Principi contro l'Albanova? Cosa fecero a Grilli? Te lo ricordi? C'era. Io sono per il girone, centrale. Ma se, da come vedo, cioè siamo proprio al limite, dovessero certo. metterci al sud, cioè, certo, mica non mettiamoci, ci spendiamo, mettiamoci sud, mentalmente, certo. inventiamoci qualcosa. Che Eppure, Presidente, io ho in mente un'idea molto alternativa. Ci potrebbero essere anche 8 formazioni campane. E noi sappiamo che per quello che è successo quest'anno in Nocerina Salernitana sarebbe pazzesco mettere 8 formazioni campane nello stesso girone. Nel caso le andassero a spezzare, in 2 gironi si potrebbe tornare a quello che era una volta la Serie C2. Girone Nord, girone Tirreno, girone Adriatico.
andare dall'Emilia Romagna alla Basilicata. Scusa, non sarebbe, ma le campane, scusami. Non sarebbe, con quattro campane nella parte di qua e quattro nella parte di là. Sposti sempre le quattro campane. Quattro campane nel girone Adriatico, sì, e quattro campane nel girone Tirrenico, che andrebbe dalla Toscana alla Sicilia. Girone Adriatico dall'Emilia Romagna più quattro campane però, fino alla Basilicata. Non sarebbe molto bellissimo? È stato molto, i numeri ci sono e l'abbiamo provato. È stato molto chiaro, Ghirelli. Quindi lo so, purtroppo è quello. Ci ho riparlato io la scorsa settimana, quindi... Loro, quello è l'impostazione. Con il righello verrà tracciato il girone. Si prospetta questo. Prossime SMS. Chissà. Buonasera al nostro grande presidente. Secondo me il più grande di sempre in 100 anni di storia. Parlo per quelli che ho conosciuto in 40 anni. Ma perché non torniamo con la maglia a strisce verticali? Grazie Paolo J. Questo sarà fatto, sì. Prossime SMS. Sto per la pelle, sto aspettando già il prossimo ritiro. Dopo che stavo a quello di Isola, una domanda al presidente. Presidente, ma quest'anno una mia idea. Che pensi del ritiro di Borgo Pace? Che dici? La risposta ma il ritiro noi a Isola è stata tanto bene. Cerchiamo di rifarlo a Isola, ma anche per tutti i nostri tifosi. Ma porta che bene Isola, pure possono... lì tanti anni è stato il ritiro a Isola e Gran Sasso con il Teramo. A Borgo Pace siamo stati. Eh sì, è sì, vero, è vero. Un'isola prossima felice. SMS. Campitelli, occhio di Giuseppe, i soldi li cacci tu, sveglia! Ma lui si fida di Marcio Giuseppe, è giusto che sia così, ha vinto due campionati della serie dobbiamo... Cioè, di Giuseppe per me è una persona seria, gli assegni li stacco io, quindi non posso dire altro. Infatti. Per me è una persona super seria. Non prossime so. SMS. Un saluto a Marcello Giuseppe che tra l'altro ci segue sempre, ogni lunedì. Sempre lì davanti allo schermo a seguirci. Prossime SMS. Attualmente, geograficamente, contando il Sorrento come nona, siamo nel girone B. Cosa molto auspicabile. Un saluto a tutti i presenti. Grazie dei saluti. Prossime SMS. Un saluto biancorosso a tutti i favolosi ospiti. Ricordo con piacere il mitico Lino con le sue bordate di sinistro. Al grande unico presidente, che dire, puntare sempre con umiltà a mete fino a qualche anno fa inimmaginabili. Grazie. Grazie. Prossime SMS. Conoscendo Campitelli, se ha detto di no, li abbiamo già presi, vero Gustavo? I nomi fatti in precedenza. Prossime SMS. Tutto da vedere. Ora e per sempre, Campitelli presidente. Luciano un presidente che tutte le squadre vorrebbero avere. Una persona che si deve voler, a cui si deve voler bene e non odiare. Capito, Gufi? Prossime SMS. Aver rivisto il gol di Lino, mi sono rivenute le lacrime di gioia seduto in poltrona. Anche la pelle d'oca, sto ancora piangendo, sempre di gioia. Prossime SMS. Si commuovono a casa. Buonasera, grande Teramo, grande presidente, Vincenzo da Pineto, qualche giovane dell'Inter, tipo Acampora? Acampora. Bonazzoli. Potrebbero arrivare qualche giovane, arriverà sicuramente. Se arriva, dovrà arrivare un giovane molto forte dall'Inter, sì. Se arriva. Altrimenti cioè, non dobbiamo sbagliare perché non abbiamo la possibilità. Un errore qui costa tanto, sì, quindi dobbiamo essere bravi. Finiti gli SMS, grazie a tutti i telespettatori, andiamo in pubblicità. Diamo la linea alla regia per la seconda fascia pubblicitaria. E andiamo a scoprire qualcosa di più su Luciano Campitelli, un uomo che è partito da zero con amore e passione e tanta forza di volontà, ha raggiunto alte vette. E anzi, che dico, un uomo, tre uomini in uno, perché imprenditore del settore dolciario, editore televisivo e presidente del Teramo Calcio. Ma quando era un bambino, presidente, cosa sognava di diventare da grande? Sicuramente non quello che ho fatto, perché io vengo da una famiglia normalissima, mia madre casalinga, mio papà lavorava alla Spea, quindi veniamo dalla normalità assoluta. Poi ognuno di noi nasciamo credo con un destino, il mio era quello di creare lavoro, di creare business, di dare lavoro a tanti dipendenti, ce n'ho più di 200 e quindi questo è, diciamo, è stata la mia vita e questo deve essere anche di insegnamento ai giovani ragazzi perché nella vita chi si impegna ottiene anche dei risultati, quindi correttezza, serietà e tanta voglia di fare e di dare. Questa è una legge di Dio che nella vita non devi pensare solo a te stesso, ma devi anche dare qualcosa alla comunità come noi col Teramo oggi stiamo cercando di fare.
Lei è un patron talmente vulcanico che quando si è recato in Sicilia per la trasferta del Teramo, l'Etna ha eruttato per competere con lei. Grandissimi. Da cosa attinge lei la sua forza? L'Etna, devo dirti che mi ha disturbato molto perché ho preso una macchina in affitto, sono ripartito da Catania e sono arrivato alle 5 di mattina a casa. Quindi è stato cancellato il volo, quindi forse macchina. Un altro sarebbe ripartito dopo qualche giorno. Io subito. Testa dura, traghetto e quindi a casa. Ecco, a tal proposito, da dove attinge, da dove prende questa forza, questa energia? Sono abituato, io lavoro, io sono uno che nella vita partivo da Canzano per andare a Bolzano e ritornavo la sera a casa, facevo due clienti e tornavo la sera a casa. Quindi siamo una tempra più dura dei ragazzi di adesso, ma credo che, come ho detto prima, con l'impegno tutto nella vita poi è premiato. Io ieri sono stato a Cosenza con 5 ore, sì. Sono tornato a casa, sono ripartito alle 6 e alle 11 meno un quarto, se chiami mia moglie, stavo a mangiare a casa, perché se mi fermavo a mangiare come te mi veniva sonno e quindi... Autovelox, diciamo che gli autovelox, ne pago parecchie di multe. E a parte le trasferte del Teramo, abbiamo capito che lei va su e giù per l'Italia... ama viaggiare? Beh, insomma, facciamo tanti chilometri sia per lavoro ma anche per oramai abitudine, perché... E per andare in vacanza? Anche perché due volte l'anno si prende delle con ferie, la mia famiglia. A me piacciono prendere le mini ferie, cioè massimo 5-6 giorni. Così perché poco. Poi mi annoio, mi piace farli spesso, ma non fermarmi 10-15 giorni, anche perché non me lo potrei permettere in azienda. E qual è l'ultimo viaggio di piacere che ha fatto? Ma andiamo molte volte sulla costa amalfitana, che a noi piace molto e quindi ci piace. Quindi è una cosa che la emoziona, tra le altre insomma che la appassionano. Infatti volevo chiederle, il calcio lei lo vive come passione, è innamorato dei colori del Teramo e si emoziona tanto per le vittorie della sua squadra. Quali sono le altre cose che la emozionano, a parte la costiera amalfitana? Ma la famiglia, quindi, che è una cosa importantissima, il lavoro. E poi il giocattolo del calcio, perché io non sono mancato una volta a nessuna partita, quindi questo significa che sia dentro che fuori casa, per me è importante molto andarmi a vedere la partita, perché è il frutto di una settimana di lavoro e quindi è una soddisfazione importante. Poi molte volte si perde, molte volte si vince, però bisogna accettare qualsiasi risultato, quindi rispetto a prima... prima volevo vincere e basta, oggi ho imparato anche a perdere, perché quando sale di categoria, mi ricordo la sfuriata che feci con Valbruni, il povero Valbruni, che aveva vinto tutte le partite, ne persi una e mi permisi anche di arrabbiarmi, ma quello era un periodo che forse in quella categoria era così, perché io venivo dal... avevo vinto già 6 campionati col Canzano e quindi ero abituato a voler vincere. Qui rispetto a prima si spendeva il triplo e quindi, secondo la mia testa, non dovevo perdere neppure una partita. Quindi questi eravamo, ma questa forza ci ha aiutato molto a vincere in quei campionati, perché altrimenti ci si stagnava, come succede a tante squadre, e non risali con troppa facilità. Noi la ringraziamo, Presidente, e terminiamo la rubrica con un saluto ai tifosi, alla squadra e a tutta la società. Grazie a voi. Faccia quindi il saluto, per favore, insomma il suo saluto ai tifosi, alla squadra e alla Sicuramente società. I nostri tifosi devono essere tranquilli, perché anche noi quest'anno cercheremo di, con lo staff tecnico, di dare il massimo, di sbagliare il meno possibile e di poterci togliere qualche soddisfazione anche l'anno prossimo. Per noi il prossimo anno è importante. Rischiare il meno possibile, quindi significa la salvezza assicurata, poi tutto quello che viene di più, voi lo sapete meglio di me quando sono tifoso e quanto mi piace vincere, quindi per dire queste cose, perché in questo momento è una categoria che non conosco, che andiamo ad affrontare con grossissime piazze, però speriamo di toglierci qualche bella soddisfazione e poter far sì
che il prossimo anno metteremo la prima fondazione per fare un progetto più importante in futuro. Grazie Presidente, noi ci fermiamo per un break pubblicitario, poi torniamo in studio in diretta con Biancorossi. Bene, siamo alle battute finali, praticamente ai saluti per questa stagione, con l'augurio di poterci ritrovare l'anno prossimo con una nuova serie di puntate di Biancorossi, trasmissione che tanto è piaciuta ai nostri telespettatori, nella quale abbiamo abbinato proprio il termo del presente con quello del passato, cercando di far rivivere, anche grazie al nostro immenso archivio dagli anni 80, dal 1985 in poi, con tutte le immagini proprio del Teramoccano. Termina quindi qui questa annata, un ringraziamento naturalmente a tutti gli spettatori che ci hanno seguito in queste 34 puntate, un ringraziamento al nostro editore Aldo Di Francesco che mi ha permesso proprio di poter condurre questa trasmissione, al nostro direttore Roberto Almonti, al coordinatore della redazione sportiva Luigi Aurelio Pomante, e vorrei far entrare anche qui nei nostri studi i nostri Francesco Graduato e Paolo Marinucci. Eccoli, che, eccoli qua, che mi hanno supportato e sopportato per quest'annata nel curare proprio le varie rubriche, le cartoline musicali, coprire con le immagini il volo del Falco, un po' insomma tutte le rubriche, la Marcord, insomma tanti contenuti. Grazie a voi anche per questa esperienza con Biancorossi, ci ritroveremo tutti insieme anche l'anno prossimo. Ringraziamento anche naturalmente ai tecnici in regia, Marco Pediconi che sta sempre qui con noi, così come Simone De Usanio, anche se, ma in generale un po' tutti quanti i tecnici che sono stati qui con noi in questa annata. Un ringraziamento a Bibiana, splendida compagna di avventura in questa stagione televisiva in Biancorossi. E io Bibiana, possiamo, te Andrea, sì, possiamo salutare, andiamo a ringraziare i nostri, ospiti. Io vorrei ringraziare anche il presidente Campitelli che rappresenta la Teramo Calcio con questa trasmissione tutta dedicata anche al Teramo. Grazie attuale, una chiusura in bellezza. Teleponte ha avuto proprio l'esclusiva dei diritti, ha voluto con forza proprio in esclusiva i diritti televisivi del Teramo Calcio, vi ha proposto sui suoi schermi proprio le telecronache del Teramo Calcio, con l'augurio di poterlo rifare anche l'anno prossimo. Un ringraziamento anche a Gustavo Bruno, splendido l'ospite compagno fisso di avventura. Grazie in questa stagione, sia in biancazzurro e in biancorossi. Grazie anche a Lino Ciarrocchi, che è stato qui con noi questa sera, con la promessa di tornare anche l'anno prossimo, perché abbiamo ancora tantissime immagini da farti vedere del passato. 4 anni sono tanti vissuti qui a Teramo, e ne riproporremo anche altre di immagini veramente importanti del passato teramano. Io ringrazio te Andrea, ringrazio tutta la redazione di Teleponte e soprattutto ringraziamo i telespettatori da casa. Certamente. Per tutta la stagione che ci avete seguito da casa, grazie. E ci salutiamo con tutti e 48 i gol di quest'anno realizzati dal Teramo Calcio. In 6 minuti rivedrete tutti i gol del Teramo Calcio. All'anno prossimo. Grazie a tutti, arrivederci.